Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Ma proseguiamo. La Chiesa giustifica la sua esistenza e quella del Papa sulla base di quanto si legge nel Vangelo di Matteo 16:18, secondo cui Cristo avrebbe dato a Pietro la priorità sugli apostoli e l'incarico di fondare la Chiesa, dicendo: «Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa». Ma in verità, nella versione originale del Vangelo di Matteo, il nome Pietro non esiste. Esiste invece il termine Keifa, che è il modo in cui Gesù soprannomina l'apostolo Simone. Keifa è aramaico, che tradotto in italiano significa semplicemente sasso. Quindi, al posto di Pietro, metteremo la parola sasso. Nell'originale troviamo poi la parola greca petra, ma in italiano significa roccia e non pietra. E non si riferisce a Pietro, ma si riferisce a Gesù stesso. Come vi svela Paolo in Corinzi 10:4, dicendo: «Bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva, e quella roccia è il Christos». Infine, la parola Chiesa significa assemblea, riunione. Ora, traducendo nuovamente Matteo 16:18, ma in modo corretto, la frase «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa» diventa semplicemente «E io dunque ti dico che tu sei un sasso e sopra questa roccia io realizzerò la riunione». In quel passo Gesù indica nell'apostolo Simone uno dei mattoni spirituali che sulla base del pensiero del Cristo, che è solido come roccia, fonderanno una comunità spirituale. Ne consegue che Cristo non dà nessuna priorità a Pietro rispetto agli altri apostoli, è confermato dal fatto che da nessuna parte, mai, né proseguendo nella lettura dello stesso Vangelo di Matteo, né leggendo gli altri tre Vangeli o gli Atti degli Apostoli, le lettere di Paolo, il Nuovo Testamento o altro ancora, risulta mai che Pietro sia considerato un capo. Anzi, a volte, viene anche messo da parte o rimproverato, obbligato a giustificare le sue azioni, il che, se fosse stato considerato davvero papa, non sarebbe accaduto, perché è stabilito che il pontefice rappresenta la parola del Cristo in terra, è il suo vicario ed è infallibile e incontestabile perché ispirato direttamente da Dio. E invece risulta che a causa di decisioni papali, in 1700 anni di Chiesa cattolica sono morte milioni di persone fra crociate, inquisizioni, lotte di potere, guerre sante, intrighi, accumulo di ricchezze plurimiliardarie. Questo tipo di condotte, storicamente comprovate, per definizione stessa della grammatica italiana, furono assolutamente anticristiane in quanto totalmente opposte all'insegnamento del Cristo, che si basa invece sul perdono, sulla protezione della vita umana a qualsiasi costo e sul rispetto reciproco. Nel Vangelo di Giovanni, Cristo dice: «La verità vi farà liberi». Ebbene, la verità la svela proprio Pietro quando nella sua prima epistola definisce i cristiani come tante pietre viventi che, entrando nella struttura dell'edificio, formano una casa spirituale, spirituale, non materiale. Il regno dei cieli non è qui o là, in terra o in cielo o sotto i mari, ma è dove è sempre stato, nel cuore degli uomini e delle donne di buona volontà. Un abbraccio. Adam.